Missione compiuta, l'Udinese supera agilmente l'Avellino in Coppa Italia 4-0, risultato rotondo, prestazione solida, vanno in gol tra l'altro tutti gli attaccanti e Thauvin dimostra veramente quello che è il suo talento, non si era mai visto in una gara ufficiale un Thauvin del genere, capitano numero 10, un gol, due assist, meglio di così. Inizio, come giudichiamo questo inizio? È un inizio ovviamente da prendere con le pinze, perché comunque parliamo di una squadra di due categorie inferiori, tutto rispetto per l'Avellino che si è presentata secondo me molto organizzato, ma nel primo tempo sì è vero è stata dominata, sì è vero l'Udinese ha mai corso rischi, però è vero anche che è servito proprio l'episodio, cioè il grande passaggio di Thauvin per prendere, per sbloccare la partita, se no il primo tempo finiva 0-0, quindi a quel punto di vista lì bisogna anche tenere conto dell'avversario, ci può stare, meno male siamo diventati una vittoria così come questo avversario. Si sta cominciando a vedere le prime idee del gioco di Rudinic, perché a parte Karlström erano tutti i giocatori che c'erano l'anno scorso, che non giocavano in questo modo l'anno scorso. Quindi già solo vedere gli stessi giocatori dell'anno scorso giocare in questa maniera, che ancora c'è tanto lavoro a fare, è parte di un percorso, quindi ovviamente non è ancora il risultato finale, però già fa ben sperare, perché c'è un'ondata nuova. Mi è piaciuto molto anche il mister in conferenza stampa quando ha detto sono soddisfatto di come la squadra sia felice nell'adattarsi a questo nuovo modo. Quindi non c'è nessuno che va contro questo cambiamento, sono tutti propensi, quindi anche dal punto di vista tecnico c'è la squadra che è pronta a giocare in questo modo, quindi già questa è una bella cosa. Un'altra indicazione che a me è piaciuta molto è stato il fatto che ci sono stati 5 cambi, ci sono state tante sostituzioni, l'unico reparto che non è stato toccato è stato gli esterni. Quindi forse anche lì vuoi che abbiamo magari le prime gerarchie già stabilite, no? Quindi con i Zibue sulla destra in attesa di Esteves e sulla sinistra Camara, che forse ha più convinto rispetto a Zemura. Però in generale diciamo che ovviamente qualche buona indicazione già si vede. Sì, qualche buona indicazione già si vede. Comunque l'Udinese tra l'altro non ha preso gol, questa è sempre una cosa importante, un miracolo di Okoye, ma comunque oltre a quello non c'è stato un Avellino che è riuscito a fare male. Torno sugli attaccanti che sono andati tutti in gol, è importante, soprattutto per l'Udinese che faticava molto a costruire, in più magari la prossima settimana ci aggiungi anche Alexis Sanchez. Sì, molto gli acquisti, esatto, possono solo che migliorare questa rosa. Sanchez ovviamente non stiamo qua a parlare, potrebbe migliorarlo ulteriormente, perché se al posto di Brand ci metti Sanchez, già è una squadra molto più forte dal punto di vista qualitativo. Mi è molto piaciuto Karlström come è entrato, l'ha detto anche Runic prima, è un 6, quindi è proprio colui che farà il vero mediano, quindi quello che fa un po' anche da collante tra i reparti. Mi è piaciuto anche molto Lovric, che è un po' forse dei centrocampisti quello un po' più propenso a giocare in questo modo, okay? Che sa fare un po' l'incontrista, un po' il recupera palloni, un si po' sta adattando un po' il regista, no? Sa fare un po' tutto, è quello un po' più completo rispetto agli altri, quindi magari è quello che anche sta emergendo meglio rispetto agli altri. E devo dire che in realtà anche gli acquisti piano piano si inseriranno, e sicuramente già alcuni li abbiamo cominciati a conoscere, come Casso in particolare. Quindi dai, la squadra c'è, adesso pian piano inglobiamo tutti, quindi Steve, Sicher, bravo, aspettiamo Pizarro, accogliamo il Kellenkamp e poi dopo aspettiamo il Nino. Aspettiamo il Nino, potrebbe arrivare ormai, le ore si contano, ma è imminentissimo. 13 suo... agosto. Diamo tu dici il 13. Diamo una data, okay. 13 agosto, ore 19, Piazza della Libertà di Udine, presentazione della prima squadra, all'improvviso, quando ci saranno i numeri, si fa il 6, e allora si dice col numero 6 arriva... Col numero 8 dovrebbe arrivare Lovric, e invece col 7. Dopo Zarraga arriva un numero 7. Più di così, il 18 poi c'è Udinese, Bologna-Udinese, noi saremo a Bologna, sarà tutta un'altra partita contro tutto un altro avversario, però ci arriviamo comunque nel migliore dei modi.